Davvero bella l'idea della mensa infantile per poterci vedere. Eh sì. Sai che mi sei mancata da morire. Perché in questi giorni non mi hai voluto vedere? Avrei voluto tanto, ma non riuscivo a togliermi di torno quella piccola impicciona. Sì, è vero. Forte che sia arrivata la madre, che l'abbia trovata. Incredibile. Ma come forte? Andiamo. È stata opera del destino, tutto qui. No? Sì, hai ragione. Delfina, dove sei? Delfina! Amore mio, tesoro, ecco. Vita mia, sì? Non hai visto Pedro? Chi? Pedro? Ah no, è già dentro, non l'hai incontrato? No. No, sai, io stavo... Niente, mi sono fermata a controllare una cosa, ma dovrebbe già essere rientrato. Sì, ti sono mancata? Sì, certo. E quanto? Quanto? Tantissimo? Sì. O tantissimissimo? Ciao, amore mio. Ti stavo cercando. Ciao Mattia. Come stai, Delfina? Bene, molto bene. Hai già pensato a che cosa faremo domenica, visto che sarà una bella giornata? Sì. Senti, avevo pensato di andare a tirare un po' di scherma con Mattias nel pomeriggio. Potremmo uscire... Bene, sì, c'è una sala da te fantastica sul fiume, ti ci portano in barca, ci divertiremo, è un posto dove vanno tutti, no, mi no, sembra no, che... Aspetta, amore mio, sì. Non mi sono spiegata. Avevo deciso di uscire con Thomas per portarlo ad una festa bellissima, mi hanno detto. Certamente sei invitata anche tu, puoi venire, vuoi? Una festa? Sì, una festa. Fammici pensare, poi vediamo. Sì, ci penso su, eh? E tu? Vai a una festa? Da quando una festa ti attira? Eccoti. Grazie, mamma. Signora Malala? Eh? Oh, salve, cara. Ah, non faccia la simpatica, altro che cara e cara. Voglio farle una domanda, signora. Perché, signora? Malala è molto più familiare, no? Senta, non perdiamo tempo. Lei che è sempre tanto malvagia, perché è così buona con me, si può sapere? Non capisco quello che stai dicendo. Non faccia la finta tonta. So che ha rubato il documento di mia madre e che sa che sono la figlia di Margherita Valente. Adesso io voglio sapere la verità. Bene, d'accordo, ti dirò la verità. Io ero molto amica di tua mamma. No, non inventi, mia madre non sarebbe mai stata una sua amica. Non è vero, sei ingiusta, te lo giuro su quello che vuoi. Margherita ed io ci volevamo molto bene. E anche con Edoardo. Quale Edoardo? Edoardo Fassarino, tuo padre, di quale altro? Non dica bugie, questi dati li ha rubati a Federico dalle informazioni richieste per venire a lavorare qua. Federico sapeva i nomi dei tuoi familiari quando sì, sei venuta qui. Sì, non finga di essere sorpresa, per favore. Smetta di dire bugie. Certo che se ne inventa di fesserie. Mamma, è venuto a trovarti Saldivar. Ah, sì, Saldivar. Avevamo un appuntamento al ristorante a due isolati da qui. Continueremo poi la nostra conversazione, eh? Ciao, cara. Ciao. Ciao. Flor, sicura di averci pensato? Sei proprio sicura di non volere niente per il vestito? Vuole vestiti? Hai un minuto, Florencia. Vorrei pagarti il vestito. No, gliel'ho già detto, accetto soltanto dei sentiti ringraziamenti. Su, finiamola con questo discorso, per favore. Non voglio problemi con Federico riguardo ai soldi che non ti ho dato. Ti prego, prendili. Va bene, d'accordo. Allora facciamola finita e... non ne parliamo più. Visto? Ma, per favore, Greta, può far sapere a Federico come sono andate le cose? Grazie. Pedro, andiamo. Sì. Saldivar, torniamo ad essere soci. Brindiamo alla società. Brindiamo, ma spero che non ci siano più equivoci fra noi. No, per amor del cielo. Adesso che abbiamo in pugno la bastardina, bisogna solo aspettare. E il mondo sarà mio. Come? E anche suo, naturalmente, Saldivar. Dovevamo fare due chiacchiere, no? Ah, sì, certamente. Saldivar, per favore, mi lascerebbe parlare un secondo con Florencia? Sì, sì. Intanto faccio una telefonata, con permesso. Prego. Prendi qualche cosa? Non prendo niente, vada subito al punto. Mi dia una prova che lei e mia madre eravate amiche. Allora vediamo un po'. Ah, mi sono appena ricordata. È una bella immagine. Margherita incinta di te, abbracciata ad Edoardo. Cercavano un nome e dicevano: se è una bimba, si chiamerà Florencia, Natalia o Silvana. E se è un bel maschietto, Robertino. Lo sapevi? Lo sopporto, cosa vuoi che faccia? Sono fatto così. Pedro, non parliamone più, te lo chiedo per favore. Chiuso, basta.
Sì, ma sei tu quella che continua. Quando stai con me mi tratti a bacini. Come mi giro e baci Federico. È normale questo? Che vuoi che faccia? È il mio fidanzato. Sono fidanzata con lui. Sto per sposarmi. Devo fingere. Non ti sembra? Non sopporto vederti con lui. Non lo sopporto. Se continua così, preferisco troncare questa amicizia. Basta. Meglio troncare qui. Sai perché l'ho baciato in quel modo? Perché stavo pensando a te. Dai, pulcino, non fare cattivo. Aiutami a pensarti tutto il tempo. E ora andiamo che si fa tardi. Andiamo, amore. Pedro! Gigi, come stai? Ma dai! Sono secoli che non ti vedo. Vabbè, sì, sono stato un po' occupato a fare un sacco di cose. E a te come va? Bene, mi divido tra il lavoro e lo studio. Non mi presenti la tua fidanzata? No, non è la mia fidanzata. Te la presento lo stesso. Delfina Gigi. Gigi Delfina. Bene, molto bene. Allora mi piacerebbe rivederti. Certo, sicuro. Tra due giorni ho il mio giorno libero. Il telefono è sempre lo stesso? Lo stesso. Allora ti chiamo. Telefonami. Ciao, Gigi. Ciao. A presto. Gigi Delfina, Delfina e Gigi. Perché lei ha detto che non sono la tua fidanzata? Scusa, non è forse la verità? Andiamo, abbi fretta, no? Dove diavolo va? Prima me ne vado io. Una figlia madre. È meglio se la cerco domani quando spazio. Sicuramente. Permesso. Di che avevi bisogno? No, volevo dirti che mi dispiace perché avevi tanta voglia di uscire e io con questo mal di testa che mi spacca in due. Sì, va bene, capisco. E se trovi un'aspirina dimmelo perché se la tua si spacca, la mia sta per scoppiare. Ehi, ma stava succedendo qualcosa tra Federico e il piccolo caso. Non stavano cercando proprio niente. Oh, però sei impossibile. Perché non ti dai una calmata, tesoro? Non cosa ti succede? Dai, mamma! C'era una tensione che si poteva tagliare con il coltello. Non diventare paranoica, amore mio. Cosa stai cercando? Una aspirina cerco. E non sono paranoica. E ti avverto di una cosa. Prima che mi lasci lui, preferisco lasciarlo io. Ma guarda! Guarda cosa mi fai fare! Dicendo stupidaggini. Non è possibile. Senti, ascoltami adesso. Cosa? Portami uno straccio. Per prima cosa. E seconda, stai attenta. Meglio se ti calmi, credimi. Il piccolo Card è molto pericoloso e può rubarti molto. Cosa dici? Non ti devo delle spiegazioni. Sto prendendo il mio tè. Cosa hai detto? Niente, ho detto. Cosa hai detto? Non fare la misteriosa. Stavi dicendo qualcosa. Termina la frase. Cosa hai detto? L'ho dimenticato borsa in giardina. Io lasciare questo in sua camera. Permesso? Sì, vai. Vai. Guarda, tesoro, ti voglio dire una cosa importante. Non tutto il mondo è come vuoi tu, tesoro. Se tu esci con l'autista, non vedo perché Federico non debba uscire con la servetta, è chiaro? Non ti impicciare della mia vita, mamma. Sono tua madre e ho tutto il diritto di impicciarmi e dirti quello che voglio. E quel che c'è tra Pedro e te... Che c'è tra Pedro e te? Mamma, mi dice di non usare tanto l'autista, tesoro, che in casa ne hanno bisogno. Esatto. Va bene, a me serve per la mensa infantile, ma se vuoi che l'auto rimanga a casa, rimarrà a casa. Esatto. Parlando, le cose si risolvono. Va tutto bene, Malala. Usa l'auto tranquillamente. Ora la userà. Amore mio, se la userà. Ti amo, gliele dai tutte quante, caro. Mi stavi cercando? No, veramente stavo cercando Greta. L'avete vista? Sì, sta nella stanza del car. Di Florenzia. Nella stanza di Florenzia. Che cosa intelligente che hai appena detto, no? Che bello, perché adesso la va a cercare e così siamo a posto. Guarda che sei paranoica, tesoro, per favore. La tua è una persecuzione. Mi amor te penso tantas veces y ya te reconocí. Amore? Che c'è? Hai trovato Greta? No, non è qui, no. Stai bene? Sì, sto bene. E tu? Sì? Sì? Sì. Che sorpresa! Perché sorpresa? È da molto che non eri così.
Ma adesso... Che c'è? Ma perché? Non risponderai, vero? Sì, no, sì, ti prego, Federico, no. Sì. Pronto? Ciao, tedesco. Disturbo per caso? No, no, è tutto bene, tutto bene. Cosa ti serve? No, 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 niente di importante. Stavo pensando, mi dicevo, hai ancora voglia di andare a quella fiera? Sì, certo che sì, sì. Tu ne hai voglia? Bene. E quindi... Sì. Aspetta.